Buongiorno ragazzi, eccoci qua in cucina con Mau. Facciamo una cosa semplice semplice con il senano, delle carote, cipolle, facciamo una bella minestra, un bel minestrone. Proviamo? Andiamo avanti. Olio d'oliva in abbondanza. Accendiamo il fuoco. Prepariamo il nostro tagliere qua. Ecco qua. Iniziamo col preparare tutto. Ok? Abbiamo delle patate. Abbiamo delle cipolle, tutta roba organica ragazzi. Andiamo. Affettiamo tre cipolle, sottili sottili, mi raccomando. Ecco qua, una bella cipolla, mettiamo un po' di musica. Un po' di musica ragazzi, ok, tagliamo la cipolla. Hey guys, we're gonna make minestrone, basic Italian cookie. Due. E una terza qua. Ok, una lavatina delle cipolle, ragazzi. E iniziamo ad affettare. Ecco qua, via. Bene ragazzi, video semplice semplice, minestrone. Sto piangendo un po' ragazzi.
Ecco qua, le cipolle sono andate. Via. Ah, gli occhi. Guys, fry some onions. Ok. Ok. Add some salt now. There you go. My eyes. Ok, fate rotolare ragazzi. Tiriamoci le carote. Ah, gli occhi. Sono stati appena raccolti ragazzi. Una bella pulita qua, buttando per terra. Allora, andiamo a pulire. Abbiamo tre carote ragazzi, oh là, sono un casino, gli altri li mettiamo in frigo, vabbè. Puliamo qua. Facile, facile ragazzi, un super minestrone. Allora, le cipolle devono friggere proprio bene, eh? Ok guys, here we go, minestrone today. Here we go. Wash the carrots. Okay, clean my area here. Non si devono bruciare le cipolle, logicamente. Ok, abbondanza, tre cipolle ben rosolate. Adesso tagliamo le nostre carote. Piccoline. Dentro lì non si deve bruciare niente ragazzi. Ok, e iniziamo a tagliare le carote. Piccoline.
Ecco qua, raga, andiamo avanti. Prendi la giornata qui a Londra, ragazzi, sole, adesso ci esce un po' per una bella birra. Continuiamo a mescolare. Così. Andiamo avanti, adesso andiamo di sedano là, poi lavato bene, ragazzi. Allora, le foglie io le metto così, e il resto vuole tritate. Di nuovo piccolo piccolo se si può, sempre lì, attenzione che non si brucia niente. Ok ragazzi, così, facciamo rosolare ancora un po', e iniziamo a aggiungere l'acqua. Così, stiamo tornando qua. Acqua in abbondanza. Ok, corpo a piatti. Ecco qua, l'acqua inizia a bollire, ragazzi. Bene. Semplice, semplice. Eccoci qua, Stefano. Stefano, un minestrone tutto speciale. Allora,
sedano, cipolle, carote. Adesso puliamo un paio di patate. Eccole qui le patate. Sono ancora piene di terra. Tre patate. Puliamo la parte. Pronta. Due, ci passiamo l'ora, Stefano. Allora ragazzi, ho dimenticato il vino bianco, va messo nel soffritto, però tanto. Ok, passiamo al sodo, raga. Adesso ci mettiamo le patate e il vino bianco. Ecco qua. Così. Lasciamo andare. Fiamma alta. Pian piano aggiungiamo altra acqua. Ok, così. Mettiamo le patate. Così. Un pochettino da tagliare. Ecco qua, adesso le facciamo di nuovo pezzettini, quattro parti, cerchiamo di fare i dadini piccolini. Hey guys, clean some potatoes, make very small dice. Okay, chop in four, like this, very gently, it's not for kids, yeah? E cut like that. Okay. Così prendiamo un pezzettino di nero qua, di nuovo uno, due e poi tanti dadini, eh? Right? Sei un po' cupo. Ok? Right. Let's mix. Now we're gonna add some water. E ragazzi, così mescoliamo bene. E si va avanti. Adesso ci serve la pasta. Ecco qua, due rigatoni.
iniziamo però. No. Ho degli spaghetti qua, vediamo un po'. Allora, andiamo a cuocere proprio. Facciamo andare per i fatti suoi. Allora raga, qui mettiamo il coperchio per farla cuocere subito. Okay. Adesso stamattina abbiamo fatto un bel ragù da questa parte. Eccolo qua, è pronto. E ci facciamo la pasta per i bimbi. Ecco qua, copriamo la pentola, aggiungiamo il sale, all'acqua, 2, 3, così, vediamo qua, ecco qua, sta entrando in ebollizione, bel profumo ragazzi. Hey guys, simple cooking, now some bolognese pasta for my kids, I'm gonna check the one spaghetti o... Oh. Tortiglioni. E i bambini hanno scelto gli spaghetti, quindi faremo gli spaghetti. Allora, torniamo al nostro minestrone qua. Ecco qua, sta bollendo ragazzi, guardate lì. Ecco qua, adesso bolle, tutto bene. Quindi organizziamoci un po'. Allora, il sugo è pronto, abbiamo fatto un bel ragù, la carne macinata, poco poco sale, non c'è niente di speciale qua. Ok, guardate un po', per i bambini. Ecco qua, il minestrone si ravviva. Adesso, cosa ci mettiamo dentro? La pasta, il riso, non lo so. Deve cuocere bene. Ok, l'acqua sta per bollire. Okay.
Ok, semplice, semplice. Allora, cosa ci serve? Ci serve un po' di pasta, un po' di minestrone, un po' di riso, formaggio in abbondanza, un paio di verdure, un gioco è fatto. Guarda che bello qua. Facciamo cuocere con calma, pian piano aggiungiamo un pochettino d'acqua. Io ci metto anche così un dado, giusto per aggiungere un po' vegetale. E andiamo avanti, raga, andiamo avanti. Abbiamo preso del pane, andiamo qua, ecco qua, l'acqua bolle, allora spaghetti, così, uno, un altro aspetto, pane, un altro pochino, ecco qua, circa 250 grammi per tre persone, ok? I bambini e la moglie. L'acqua sta per bollire. Ecco qua, mi ho dato a fiamma viva, il brodo, il minestrone, come vogliamo chiamare. Un po' d'acqua pian piano, possiamo mettere anche uno spicchio d'aglio volendo, ma lasciamo così. Pian piano, senza pomodoro, questa è senza il pomodoro, tante verdure, vediamo un altro pochino da qua, vediamo bene, mettiamo dentro. Acqua bolle, acqua in abbondanza, ragazzi. Hey guys, lots of plenty of water for your pasta, ok? There we go. Now, this is for my kids, so I'm gonna break it in small parts, yeah? Okay, I'm gonna get hungry, but it's for my kids, yeah? There we go. Made a mess, but doesn't matter. Okay. My sauce, been cooking for 3 hours. Just plain tomato cans, minced meat, beef, pork, whatever you want. I use beef. Olive oil, I cook for a very long time. Add water as well, yeah? There we go. My minestrone is going nicely. That's it. How much you can see here, guys. There we go. The pasta is cooking. Ecco qua, fate cuocere la fiamma viva
Era almeno 20 minuti, raga. Non è che ve lo devo insegnare io il minestrone, però. Così, via. Passa davanti. Ecco qua, pasta cuoce. Sono grande la pentola, ne metto anche un altro di dado, eh. Add some stock, guys, 2 cubes. Ok. Now in a minute I'm gonna taste it to see if it's salted enough. Remember I had the salt at the beginning with my onions. It's sweet. And it's more salt. Alright. Ecco qua, controlliamo la pasta, questa parte. Aggiungiamo poco d'acqua al minestrone e mescoliamo bene. Siamo, raga. Questo ci ripulisce da tutti i mali. Buongiorno Patrizia, benvenuta. Minestrone Patri, minestrone di patate, carote, sedano, cipolle. Poi facciamo il tocco finale col formaggio e 2 spaghettini dentro. Qui c'è la pasta per i bimbi, è quasi pronta. Ecco qua, adesso al dente inizio a tirare via un po' di acqua di cottura, così. Ok. Ecco ancora un attimino perché sta ancora cuocendo. Ok, adesso cuociamo la pasta. Ecco qua ragazzi, abbiamo colata, adesso ci aggiungiamo il ragù, deve ancora cuocere un paio di minuti. Ecco qua, ci mettiamo tanto ragù, così. Il resto del mio ragù lo verso nel mio minestrone. Ecco.
ragazzi, tocco magico. Mescoliamo bene e lasciamo cuocere. È tutto fresco, il ragù l'ho fatto stamattina. Ciao Patri, che buono, che buono. No Patri. Allora, adesso riportiamo l'acqua di cottura. È calda, quindi dobbiamo stare attenti. Le rimettiamo un po' dentro, così. Un pochino, ecco, pochettino alla volta, e mescolate. Non so quanto vediate lì, magari sposto la camera. La pentola qui della camera. Se lo metto qui, si vede un po' di più, eh? Così, ora sta cuocendo e prepariamo il formaggio, che qui, ecco, posso abbassare il gas poco poco, che sta cuocendo tanto. Un bel minestrone, ragazzi, veramente buono. Fiamma alta, ragazzi, non fa, non ce la fa questo fornello, eccetto pazzi la cucina fa, ah, per il minestrone no, ce la aggiungiamo tra un po' pazzi. Iniziamo a aggiungere il formaggio. Ok, anche qui. Vabbè. Mescoliamo. Adesso fiamma bassa, eh? Fiamma molto bassa. Così, seguiamo la pasta qua. Un minutino e siamo a posto. Dobbiamo assaggiare però la minestra, quindi a questo punto aggiungo un po' di spaghetti, un pochettino, senza stare via, ok? E li tagliamo piccoli piccoli. Uno, due, tre. Ok, vediamo un po' come c'è qui. Eh sì, Patri, guarda qua, guarda che splendore, dai, dai, andiamo, quasi pronta, ragazzi. Adesso un paio di minuti, la pasta non deve cuocere completamente, poi spegniamo il fuoco e finisce la cottura qui. Ok? Bello, veramente bello. Okay, qui abbiamo raggiunto la cottura ideale, ne assaggiamo un pochettino perché altrimenti va bene. Ecco qua, spaghettino, ora la caldo. No, sono ancora duri. Un altro pochino d'acqua di cottura. Sono duri. Quindi dobbiamo aspettare. Qui lo stesso, mescoliamo bene.
Questo ragazzi è l'anticamera della salute. Guys, have a lovely minestrone on a Sunday lunch. Look at that, gorgeous. Low cost, healthy, easy to make. That's it. Is bubbling up my minestrone, guys. See, I check from time to time. As soon as the pasta is ready, I switch off. Oh, look at that. But we also have to taste this. Pasta is coming, Rich. There we go. La pasta è quasi pronta, raga. Are you going out, Rich? Eh? Daniel Betta? Daniel Betta? Ci siamo, ragazzi. Controlliamo qua. Dobbiamo assaggiare, eh? Il minestrone, il cucchiaio adesso. Vediamo un po'. Vediamo un po' se è buono. Squisito, ragazzi. Buono veramente. Ecco qua. La pasta per i bimbi è praticamente pronta. Adesso spegniamo la fiamma, lasciamo riposare due minutini e serviamo. Ok, gioco è fatto, ragazzi. Minestrone e un bel ragù, spaghetti al ragù per i bimbi. Buona giornata a tutti, ragazzi. Buona domenica. Certo che il sale l'ho messo, Patrizia, certo, certo, ci mancherebbe altro. È una bontà unica, l'ho messo sia con le cipolle all'inizio, il sale, poi gli ho aggiunto un pochino alla fine. Ciao ragazzi, buona giornata, godetevi la domenica, ciao.